Facciamo così, vale. E così poi gli passiamo la parola, no? Lo coinvolgiamo, no? Sì, è il ristoratore, no? E facciamo una domandina su quello che fa. Vieni da questa parte, come detto di sì. Alessandro, vai. Buonasera a tutti, allora siamo arrivati, mi sembra, se non ho fatto male i conti, alla quarta serata di Sette Libri per Sette Sere. E questa sera di che cosa parliamo? Parliamo di etnobotanica. Che sarà mai etnobotanica, ce lo faremo spiegare da Carmine Lupia. Insieme a chi? Insieme a Claudia Albanese. E poi abbiamo un nuovo ospite che non abbiamo messo nella locandina e che si presenta da solo. Come ti chiami? Sono Alessandro. Alessandro, ed è un ristoratore. Sono un ristoratore, un piccolo agriturismo nella zona della riserva. Benissimo, ci basta questo per adesso. Allora, due cosette insomma per dare il senso della cosa. A chi non è capitato di fare una passeggiata in campagna oppure in una strada qualsiasi, dare un calcio ad un'erba che cresce e chiedersi magari, ma questa che cos'è? Come si chiama? Sono curiosità che vengono col tempo, magari i ragazzini non sono abituati, poi magari crescendo la curiosità aumenta. E questa curiosità però ad un certo punto ci rendiamo che è una risorsa, e cioè abbiamo delle specie che qua da noi che sono poco note e comunque che hanno un'importanza notevole. Tra l'altro noi abbiamo un'altra caratteristica, il territorio sorge quando chi lo abita prende coscienza di su cosa abita, dove vive. Allora in quel momento il territorio comincia a diventare qualcosa che vive e quindi da morto diventa vita. È il caso per esempio delle Valle Cupe. Comunque io non mi dilungo oltre e passo subito la parola a Carmine Lupia. Carmine, vai alla grande stasera. Cosimo, vogliamo dire qualche parola per introdurre il dottore? Niente. Sì. Carmine Lupia è un conosciutissimo botanico, è il direttore della riserva naturalistica Valli Cupe, di cui vediamo lì il simbolo, che è un fiore all'occhiello della nostra Calabria, cioè è conosciuto in tutto il mondo, diciamo, è ormai una realtà che è conosciuta anche oltre Alpe. Lui, diciamo, ha dedicato la sua vita alla botanica, all'etnobotanica, in particolare all'etnofauna, ed è anche un esperto di un patrimonio culturale che noi abbiamo, che è la cultura contadina, con cui si stanno rivalutando in quanto sono tradizioni che si è visto hanno anche un valore scientifico e di storia della nostra terra. Quindi lo ringraziamo di essere venuto. Ecco. Prego. Grazie a voi, buonasera. Io saluto tutti, ringrazio il sindaco per l'accoglienza e ringrazio tutti gli amici, perché io in questa zona, diciamo, per un po' di anni ci sono stato, ho lavorato e quindi vengo sempre con molto piacere. E l'etnobotanica. L'etnobotanica è una scienza interdisciplinare e che abbraccia il mondo delle piante, ma anche il mondo dell'antropologia. Io come nasco soprattutto come botanico sistematico, a un certo punto ho capito che diventava un po' sterile questa materia, e contare solo i petali o le antere di
una pianta, di un fiore, era un po' noioso. Invece, capire quali sono i rapporti uomo-pianta e tutto quello che c'è dietro dal punto di vista culturale è molto più interessante. E così, circa 25 anni fa, quando ero un ragazzino, iniziai a capire che era importante studiare, ricercare e conservare quello che è il sapere intorno al mondo dei vegetali. E sono contento di aver fatto circa 25 anni fa, di aver iniziato a studiare l'etnobotanica, perché mi ha permesso di salvare parte di questo patrimonio culturale che oggi probabilmente, se iniziassi oggi, sicuramente in parte non ritroverei. E la maggior parte di queste conoscenze di etnobotanica, le ho prese da parte di signore e soprattutto di signore anziane. Qual è stato il metodo di studio di queste piante? Quello di suddividere la Calabria in aree culturali. La nostra regione ha più aree culturali, quindi sono delle zone che hanno tradizioni, dialetti e quindi anche cultura delle piante molto simili, e a indagare tutte le piante che c'erano e poi capire come venivano utilizzate. Vi dico, fino allo studio più completo che era stato fatto in Calabria, riportava fino al 2010, 2012, circa 120 specie utilizzate in Calabria nell'alimentazione, nella medicina, nei riti, nell'artigianato. Quindi un numero che a me sembrava troppo irrisorio per una regione ricca come la nostra. E quindi con alcuni amici studiosi abbiamo capito che bisognava al più presto studiare e cercare di recuperare quello che ancora si poteva recuperare e metterlo per adesso su un libro, sperando che un giorno possa essere un qualcosa di importante per rilanciare la cultura delle piante. Dopo questo studio noi siamo arrivati a 530 specie, quindi da 120 siamo arrivati a 530 specie. È stato fatto sicuramente un certo studio di tipo bibliografico, ma il fatto di aver recuperato oltre 400 specie è stato merito di un lavoro che è stato quello di ricerca nel campo. E quindi di questo siamo molto, molto felici perché abbiamo trovato veramente un'immensità di cose. E una regione come la nostra, che è una delle regioni più importanti da questo punto di vista, perché dagli studi che abbiamo fatto c'è la Calabria, c'ha un'etnobotanica autoctona, prettamente calabrese, però è un po' la sintesi di tutto il sud Italia. C'è la provincia di Reggio che sicuramente prende molto dalla Sicilia. Ma c'è la parte nord della Calabria che somiglia molto alla Puglia, alla Basilicata e alla Campania, e quindi l'etnobotanica calabrese ha potuto fare una sintesi completa di quello che c'è nel sud Italia. E quindi è importante anche perché non è solo una sintesi di tipo culturale, ma anche dal punto di vista della biodiversità vegetale. La nostra regione è molto ricca. Come ben sapete, le fasce climatiche, o meglio fitoclimatiche, vengono divise in una fascia equatoriale, in una fascia subequatoriale che è quella mediterranea, poi c'è la fascia del Mediterraneo
del castaneto, la fascia della faggeta e poi del faggio e poi alla fine la fascia dell'abete rosso e poi c'è un'altra fascia che non ha una vera e propria vegetazione che è detta la fascia del polaretum e dell'alpinetum. Quindi abbiamo fascia, ricapitolando, del palmetum, del lauretum, del castanetum, del faggetum e del picetum. La nostra regione, è una regione particolare perché su queste cinque fasce importanti, tre sono presenti nella nostra regione e in alcuni casi, in dei piccoli valloni, abbiamo sia la fascia tropicale con delle piante tropicali, e mentre sulle cime delle nostre montagne abbiamo anche delle fasce che sono simili a quelle del picetum, quindi di tutte, di questa fascia più nordica. Quindi le piante che si trovano dall'equatore fino alla Scandinavia, in realtà nelle varie fasce altitudinali calabresi si trovano. E per questo abbiamo una regione che rappresenta l'1% più o meno della superficie europea, però contiene circa il 30% della biodiversità, della fitodiversità europea. Quindi questo fatto di avere una posizione geografica, una morfologia del territorio così variegata e il fatto che sia una regione che nella storia abbia avuto delle dominazioni sia nordiche sia mediterranee, quindi l'influenza del mondo greco-bizantino o arabo, del mondo germanico, o del mondo normanno, svevo e via dicendo, spagnolo, ha fatto sì che l'etnobotanica si sedimentasse e che potesse custodire un patrimonio immenso di conoscenze. Studiare etnobotanica, dato che negli ultimi 2 o 3 secoli poco è stata studiata, soprattutto da noi, e spesso gli studi che sono stati fatti in Calabria si sono rifatti un po' alla bibliografia, non è stato molto semplice, soprattutto per quanto concerne la nomenclatura delle piante. Le piante in dialetto, nei nostri dialetti, hanno dei nomi che a volte prendono origine dalla morfologia delle piante, a volte dall'utilizzo, a volte dalla somiglianza ad altre piante, a volte dalle caratteristiche anche di tipo medicinale. C'erano anche dei problemi di distinzione delle varie specie. Quando si parla in Calabria, soprattutto oggi, un tempo c'era una distinzione maggiore, quando si parla ad esempio di cicorie, le cicorie noi pensiamo che sia una pianta, no? In realtà in Calabria sono 40 specie diverse che vengono chiamate cicorie. La vera cicoria, che in realtà sono solo due specie in Calabria, vengono utilizzate molto poco in Calabria, ma sono quelle più utilizzate sono spesso la costolina, la radichiella, che sono il genere Crepis. E in questo libro il primo lavoro è stato quello di studiare nelle varie fasi fenologiche le piante, capire quante sono le specie di cicorie mangiate in Calabria. Sono circa 42 e questo è uno, diciamo, dei lavori che ci ha richiesto molti sforzi, perché riconoscere tutte queste cicorie bisogna aspettare il periodo della fioritura, poi il periodo della maturazione del seme. Quindi questo è stato uno dei primi lavori che abbiamo fatto affinché si potesse mettere ordine al mondo delle cicorie. Allora, quali sono gli utilizzi delle piante in Calabria? Abbiamo un utilizzo sicuramente di tipo alimentare, sono circa 280 quelle utilizzate come piante alimentari, solo di quelle, parlo di quelle spontanee,
e 280 sono invece le specie utilizzate come piante medicinali, e poi abbiamo comunque una serie, diciamo, di utilizzi che sono poi l'artigianato, sono le piante tintorie, le piante utilizzate nei riti, negli usi domestici, nei giochi, quindi veramente è un mondo di saperi molto 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 variegato. Tra le piante alimentari, come dicevamo prima, abbiamo molte piante consumate come verdura, quindi ci sono le cicorie, ma tutte anche le piante della famiglia delle crucifere, quindi della famiglia dei cavoli. Poi ci sono le piante, faccio vedere un attimo, vedete come piante consumate come verdura, vedete lì sulla sinistra, da sinistra a destra, vedete, quelle sono tutte piante del genere Crepis, la cosiddetta radichella. E poi abbiamo la recardia, che è la grattalingua, poi c'è la vera cicoria, che è quella meno diffusa, e poi abbiamo il grespino, chiamato, se non sbaglio, nella zona succu. La zucca. È una delle piante che anche in questa zona ho conosciuto il nome, quindi insieme al famoso Amurganti, che è pure a Siderno, ho scoperto. È in basso. E poi vedete, quella è la famiglia delle crucifere, tipo i misi, le lapriste, poi delle cariofillacee, della famiglia dei garofani, e poi tutte queste altre piante, tipo la carlina, il carciofo selvatico. Vedete lì, quella pianta che ha dei fiori che sembrano delle piccole campane, quello è il sigillo di Salomone. Su questa pianta ho avuto, diciamo, un'esperienza un po' particolare, perché quando feci questa prima pubblicazione sulla Sila, il 2002-2003, il libro, poi sapete, questi libri vanno a finire nelle varie biblioteche, non solo italiane. Un professore inglese trova questo libro in una biblioteca americana e fa di tutto per rintracciarmi, dicendomi che avevo scritto una cosa molto pericolosa sul libro, perché questo si chiama Sigillo di Salomone. All'epoca, ancora nella bibliografia, era considerata una delle piante più tossiche, e quindi una pianta molto pericolosa. E sulle pendici delle montagne calabre, in alcune zone, viene utilizzato nel periodo di giugno, si prendono le tre foglioline apicali e si utilizzano per fare la pasta, per fare delle frittate, e si chiama limoncello nei vari dialetti, perché c'è il sapore di limone questa pianta. E quindi il professore mi disse: guarda, hai scritto una cosa molto pericolosa. Io gli ho detto: guardi, se vuole verificare, dico, la posso ospitare in Calabria nel periodo giusto, quindi per far assaggiare appunto questa pianta. Lui venne in Calabria a fine maggio, siamo andati a raccoglierla insieme. Lui poi l'abbiamo mangiata, era sera, quindi il giorno dopo lui doveva andare via. Aveva portato degli antidoti, perché pensava che potesse avere alcune reazioni così. Era veramente molto preoccupato. Però visto che noi mangiavamo questa pianta con gusto, con piacere, si è fidato. E ci guardava, ma o sono pazzi questi, perché... ma comunque alla fine ha mangiato questa pianta, la mattina si è svegliato tranquillamente. Perché vi racconto questa storia? Perché a volte anche questi saperi, che vengono considerati empirici, hanno anche una base quasi di tipo scientifico. E questa pianta c'ha una specie di periodo balsamico in cui
le foglie apicali ancora non hanno il principio attivo tossico, quindi come lo stesso è come la vitalba, se si prendono le punte più tenere, non c'è l'anemonina, questo alcaloide tossico, e quindi si possono mangiare nella frittata tranquillamente. Si dice in Calabria che chi le spezza con le unghie si può avvelenare. In realtà non è vero che le unghie possano provocare, diciamo, la produzione del veleno, possano avvelenare, intossicare le cime, ma se si spezza con le unghie, si spezza, vuol dire che c'è un tessuto duro e il tessuto duro ha già sintetizzato il principio attivo. Quindi se si spezzano con i polpastrelli non diventa tossica secondo la tradizione, se la spezzi con le unghie diventa tossica. No, in realtà se la spezzi con i polpastrelli tu spezzi la parte tenera che ancora non ha principio attivo. E lo stesso per il sigillo di Salomone, la parte tenera ancora non ha principio attivo e così in quel periodo, fine giugno, fine maggio, primi di giugno, questa pianta si può mangiare. E da lì hanno, questo fu il primo professore a dire che in alcuni periodi si poteva mangiare la pianta. E infatti se adesso leggiamo dei libri che parlano del sigillo di Salomone, si dice che è vero che è tossica, però in alcuni periodi o delle parti si possono utilizzare anche per mangiarle. E quindi abbiamo, diciamo, sfatato questa credenza anche del mondo scientifico. Vedete, questi sono poi tutti, ad esempio, quello è il crescione, che è una pianta molto utilizzata in tante zone della Calabria, viene chiamata scafune in alcune zone del Regino ed è molto ricca di vitamina C e di vitamina A. Poi abbiamo una serie di piante commestibili, tipo il barba di becco, la centaurea, poi un fiore che viene utilizzato per fare le frittelline. Abbiamo l'asparago selvatico, ne abbiamo due specie, il pungitopo, la vitalba, i cosiddetti sculimbri, non so se li. E queste sono, e la cardogna sono tre specie diverse e si mangiano con la farina nella zona. E poi il finocchio, vi dicendo, quindi queste sono quelle consumate come verdura. Abbiamo quelle utilizzate per la radice o i tuberi. Vedete, abbiamo almeno sette specie di aglio che vengono selvatiche consumate in Calabria, i lampacioni, la carlina. Che c'è questo, diciamo, questa specie di tubero, ma in realtà è il colletto. E poi vedete la carota selvatica, che in Calabria, diciamo, la Calabria vanta tre specie selvatiche di carota che un tempo erano consumate, sicuramente fino agli anni 50 in alcune zone erano consumate perché la carota domestica era, diciamo, poco conosciuta. Abbiamo poi il grande mondo delle piante aromatiche. E vedete, dal rosmarino all'alloro selvatico, che in alcune zone della Calabria, dove ci sono soprattutto cascate, nelle fiumare dell'Aspromonte è molto diffuso. E poi abbiamo tutte il timo, l'origano, piante tipo l'asfodelo, che sono piante aromatiche utilizzate per avvolgere i formaggi nelle montagne calabresi per dare l'aroma dopo 2 o 3 giorni. E tra una delle piante molto interessanti che abbiamo dimenticato, il lentisco, che voi nella zona chiamate stinco, o Sì, sbaglio, stinco. mentre in alcune zone del catanzarese scino, e nei paesi grecanici si chiama anche scino, che è il nome di origine greca, da skinos. È una pianta che purtroppo noi abbiamo dimenticato, viene utilizzata per fare solo le cosiddette corone dei morti, ed è una pianta, mi piace definirla il maiale dei vegetali. Un tempo non si buttava nulla in Calabria. Tenete conto che in alcune zone della Calabria, per misurare, la ricchezza di un uomo, si contavano il numero di scini, quindi di lentisco che aveva. Proprio perché la pianta dalla quale si estraeva la mastica, anche in zone chiamate masticogna, la gomma da masticare,
forse oggi è più conosciuta la mastica di Chio, ma un periodo c'era la mastica Bruzia che era molto conosciuta e si esportava sia nel mondo arabo che nel mondo greco e si estraeva da questo stinco che era era è la prima gomma da masticare, riconosciuta anche dagli americani, ed era esportata sia nel mondo greco che nel mondo arabo. Con le foglie si faceva un giallo bellissimo in Calabria e con i frutti si conservavano sotto sale oppure essiccati. In alcune zone della Calabria, anche in Aspromonte, un paio di paesi, ancora si utilizzava per aromatizzare la carne di capra o di pecora. La cenere si usava per conservare le soppressate, i salumi, e poi si faceva sempre con il frutto, si faceva un ottimo olio, che era appunto questo olio ricco di vitamina A di vitamina E, di tocoferoli e di antiossidanti. Questa pianta era importante pure per un'altra cosa. Vi dico. Più o meno 3 anni fa sono stato a un matrimonio milanese internazionale e c'erano delle persone che, un tedesco, un inglese e un siriano, degli imprenditori che producono ancora sapone d'Aleppo. E un amico me li ha presentati. E mi ha detto, dice, guarda, ti volevo presentare questi amici che producono sapone d'Aleppo perché da un po' di anni stanno cercando di fare il sapone con la ricetta antica, quindi con gli ingredienti originali. Oggi sapete che il sapone si fa con l'olio, con il grasso di maiale, ma noi facevamo molto con l'olio e si mette la potassa, no? E loro volevano farlo dicevo, con gli ingredienti originari che si facevano ad Aleppo, però avevano in Siria, dopo una ricerca tra la zona di Palmira e la zona d'Aleppo, avevano trovato il nome della pianta dalla quale si produceva la cenere per poi fare il sapone. Però avevano consultato vari etnobotanici. Da Parigi a Berlino, a Londra, ma non erano riusciti a comprendere quale fosse la pianta. A me hanno detto, dice, noi abbiamo come elemento per capire qual è la pianta il nome dialettale siriano. E loro mi hanno detto, come dico, come si chiama? Io dico, però guardate, non mi sono mai occupato di etnobotanica siriana. Shinatsu. Shinatsu, dico, il lentisco, dico, il pistacchio al lentisco, sto detto, ma è possibile? Noi dopo 8 anni, tanti soldi spesi per comprendere questa cosa, e lei mi arriva così e mi dice subito qual è la pianta. E sì, dico, perché in Calabria, dico, abbiamo lo stesso nome. In realtà quando si dice Shinatsu in alcune zone della Calabria significa un lentisco più vecchio, quindi, e da lì abbiamo risolto, diciamo, un caso internazionale di etnobotanica. Questo tanto per capire quanto veramente la nostra cultura, la nostra etnobotanica, diciamo, ha radici molto, molto Io lontane. ti scusi, dottore, io volevo, a proposito, visto che parliamo di aromatiche, distribuire a una nostra giovane valletta alcuni rametti delle aromatiche per far entrare in questo mondo, Sì, diciamo, nel dei profumo profumi dell'etnobotanica. dell'etnobotanica. Prendere dei rametti, tesoro, da lì. I rametti, sì. Un'altra pianta molto interessante che da noi abbiamo un po' dimenticata è il mirto, di tradizione prettamente greca. Oggi magari il mirto è conosciuto soprattutto per la Sardegna, però da noi si utilizzava in mille modi e soprattutto una caratteristica importante, diciamo, un utilizzo importante era quello di produrre la cipria di mirto in Calabria. Questa cipria La che pollen. utilizzavano per la pelle sia le nobili donne, si utilizzava anche per la pelle dei bambini. E un'altra pianta, dato che l'ho vista qua, molto interessante,
una pianta aromatica che, alla quale abbiamo dato molta, molta importanza nella nostra tradizione, l'origano. Sì. Vedete, noi abbiamo quello che si trova nella, soprattutto nella vostra zona, ma anche un po' in tutta la Calabria, tranne in qualche zona del Pollino non si trova. Abbiamo questo origano che si chiama Origanum Heracleoticum, che è l'origano meridionale, che è diverso dall'origano comune. È una pianta che da noi è stata ritenuta veramente molto molto importante. Tenete conto che è l'unica, in Calabria ci sono, c'è una zona, alcune zone, in cui è considerata così importante che se una persona si trova davanti un malato, uno che ha bisogno dell'estrema unzione, sì. E se si ha un rametto di origano si può evitare anche, diciamo, si può fare anche senza che ci sia, diciamo, il prete. Quindi sembra che il rametto di origano dia questo potere di fare l'estrema unzione a qualsiasi persona. Proprio perché è considerato una pianta straordinaria nella nostra tradizione. Va bene, vado avanti perché se inizio a parlare di tutte altre. Io solo volevo dire questo, che noi invece qua da noi, perché lei diceva, visto che noi abbiamo una tradizione contadina appunto legata anche alla produzione di salumi, sia dovuti alla tradizione di, come si diceva in dialetto, crescere il maiale, cioè siccome i nostri contadini erano molto poveri e quindi avevano la necessità nel periodo invernale di avere canne, diciamo, un po' più grasse, quindi diciamo, appunto coltivavano il maiale, cioè lo ingrassavano, e poi il periodo invernale purtroppo per i naturalisti, diciamo, i vegetariani, insomma, dovevano poi da quella canne produrre un po', diciamo, tutti diversi prodotti che poi li avrebbero usati per diversi motivi, insomma, e per poter curare le soppressate, i salami. Qui da noi invece si utilizzava mettere un braciere, perché lei diceva che praticamente in altre zone si usavano alcune piante un po' particolari. Qui da noi si usava dei pezzettini di fico, diciamo, quello più giovane, che facevano fumo. Infatti si dice che il fico non si deve utilizzare per fare, cioè nel camino, quantomeno come legna da ardere, diciamo. E poi si usavano proprio le aromatiche, l'alloro, il rosmarino, perché davano quei profumi anche ai salami, ecco. E anche per creare poi, diciamo, le giuste muffe che servivano per curare le soppressate, i salami, perché sennò si creavano delle muffe non buone, quindi tutto il lavoro andava perso. Ecco, volevo dire questo che parlavamo di aromatiche. Sì, questo era un metodo, diciamo, un po' utilizzato in tutta la Calabria, quindi la fumicazione con piante aromatiche, o se no l'utilizzo successivamente di cenere, che era la cenere di lentisco, in alcune zone di olivo selvatico. Sì. Anche cenere di fico si usava proprio per conservare e dare poi un certo aroma ai salumi. Sì. E io continuo, diciamo, c'era anche una pianta molto interessante che era utilizzata come dolcificante, ed era il frassino da manna, e si estraeva appunto la resina di questa pianta, come anche in quel caso era una resina per altri utilizzi, la resina di pino laricio si estraeva molto in Calabria, c'erano i cosiddetti famosi piciari, e in Aspromonte avete un santo, c'era San Leo, che era il santo dei piciari, che esportava poi questo, fece pure un miracolo con la pece, esportava questa pece sulla costa siciliana, e poi con i soldi che ricavava aiutava i poveri. E in Aspromonte utilizzavano la pece pure per aromatizzare la carne di capra e di pecora. Purtroppo ormai è scomparsa questa tradizione. Però una pianta molto utilizzata un po' in tutta la Calabria.
era appunto il frassino da manna, chiamato in alcune zone amillio, mellia, damellos, quindi dolce, in altre zone orno, veniva chiamato, è più il nome latino, da, infatti il nome è Fraxinus subornus. Questa è una pianta che purtroppo abbiamo dimenticato, però fino al 1922 in Calabria è stata utilizzata anche molto per esportare questo, diciamo, appunto, questo prodotto, che era la manna, a base di mannosio, con un indice glicemico bassissimo, quindi ottimo per i diabetici. Questa pianta oggi da noi è quasi sconosciuta. È simile come composizione alla manna che cade dal cielo nel deserto del Sinai, la famosa manna degli ebrei, perché anche quella manna in realtà ancora è una manna che esiste e cade in alcune zone del deserto roccioso del Sinai, però quella proviene da un lichene che si chiama lichena, si chiama Lecanora esculenta. Invece la nostra manna la estraiamo appunto dall'orniello. Avevamo la manna cannellata, qui la manna in sorte e la manna in rottami. Si esportava un po' in tutto il Mediterraneo, purtroppo con l'arrivo della barbabietola è scomparsa questa produzione. Però ancora, se voi andate nella zona delle serre, i boscaioli si chiamano mannisi perché quando è crollato il mercato della manna, loro si convertirono al taglio del bosco, però continuarono a chiamarsi col nome originario. È un'altra pianta che in Sicilia l'hanno ripresa, tipo a Castelbuono ultimamente, quindi ne hanno fatto anche un'economia. Da noi purtroppo è scomparsa. Da noi però veniva utilizzata anche in tanti altri modi. La corteccia in primavera diventa un po' tossica perché ha delle sostanze quasi simili alle piretrine e si usava sia per i parassiti degli animali ma anche per i pidocchi, solo in un certo periodo della primavera. Su questa pianta si può innestare anche l'ulivo. Questa è poi la pianta usata per produrre farina. Ricordiamo tutti, ancora lo utilizziamo, il castagno, che era definito da noi l'albero del pane. Parlare di castagno ci vorrebbe veramente molto tempo. In alcuni casi però si usavano anche le ghiande, si mischiava anche un po' di farina di ghiande, perché ci sono delle ghiande tipo quella della Quercus virgiliana, che è del gruppo della Roverella, è dolce. Però la ghianda in molte zone della Calabria, abbiamo fatto degli studi molto interessanti, sia sui documenti che sulla tradizione orale, venivano utilizzate, anzi spesso si facevano le miscele, venivano utilizzate per fare la cosiddetta ciofeca, dall'arabo safek, che significa bevanda poco energica, poco gustosa in alcuni casi, però ricordiamoci che è stata molto importante perché si faceva con questo strumento che si chiamava atturraturu e è stato importante perché per secoli si è perfezionata la tecnica di produzione della ciofeca. Poi a un certo punto, quando è arrivata la materia prima più nobile, il cosiddetto caffè dall'Africa, perché non è brasiliano il caffè, non è americano, è africano, abbiamo utilizzato questa tecnica che avevamo sperimentato per secoli sulla ghianda e da ciò, diciamo, da questa, diciamo, grande esperienza è nato il caffè all'italiana. Quindi siamo un po' degli ingrati quando diciamo sembra una ciofeca, perché se non ci fosse stata la ciofeca, questo non avremmo avuto mai il caffè all'italiana. Altre piante venivano utilizzate per produrre olio. Sicuramente c'era l'olio di olivo selvatico e, come dicevo prima, di lentisco, ne abbiamo già parlato. Poi molte piante erano usate per fare bevande, infusi e tisane. Erano veramente tante, circa
150 piante venivano utilizzate in Calabria per produrre infusi, tisane, bevande. Vedete, anche alla fine abbiamo visto la ghianda che serviva per fare la ciofeca, però il fico d'India, che in alcune zone della Calabria veniva usato per fare un vino che si consumava in famiglia e si vendeva invece quello d'uva che spuntava dei prezzi maggiori. Vedete, la valeriana serviva per stimolare l'appetito, si metteva in infusione nel vino, e il tiglio veniva utilizzato appunto per fare poi questi decotti in inverno, la camomilla, poi anche il mirto che veniva utilizzato per fare delle tisane, l'alloro che veniva utilizzato per fare decotti e dicendo per il mal di pancia dei bambini, e poi il biancospino come cardiotonico. Molte erano anche le piante utilizzate per il seme, quindi abbiamo dalle fragole ai lamponi che vengono chiamate nelle montagne calabresi, venivano chiamati, i lamponi venivano chiamate appunto frambose, dal francese framboise. E tenete conto che fino al Novecento dalle montagne Calabre si esportavano pure lamponi nel nord Italia e persino in Francia. Oggi questa tradizione è scomparsa, però hanno avuto un ruolo molto importante nella nostra storia, soprattutto per la produzione di granite e gelati. Sappiamo che tenete conto che in Sila nel 1705 per il gelato è scoppiata una rivoluzione che è arrivata alla corte di Napoli, perché misero dei dazi sia sulla neve e sia sui lamponi, quindi sulle frambose. A questi frutti soprattutto è legata la storia del gelato, perché già come dei documenti del V secolo a.C. parlano della produzione di questa specie di gelato. Probabilmente era più una granita, quindi c'erano in Aspromonte i cosiddetti vaticali e nella Calabria del centro-nord gli elatari, che vivevano soprattutto con la neve che mettevano nelle neviere e con i frutti che poi utilizzavano nelle feste dei paesi, nelle fiere, appunto per avere un reddito. Sì. Saporirla per renderle anche, dicevano, per i bambini, giusto perché andavano più dolci. Anche Sì, infatti erano quindi due. per i formaggi venivano utilizzati, però per renderli, per fare dei dolci con i formaggi, almeno in zona, non lo so, Sì, ad esempio le fragole le si mettevano nel fragole, latte, sì, le le more. more, sì, perché rendeva chiaramente ai bambini era più appetibile, quindi Sì. E stimolare il loro appetito e la conoscenza dei si frutti. faceva questa sorta di gelato artigianale, Artigianale, questo, sì. sì. E poi, va bene, qua ci sono tutti gli altri frutti, tra cui un frutto molto particolare che è il cocumiglio, tipico. Vedete questa prugna gialla, e ne parla come fonte di grande economia Gabriele Bario nella sua, diciamo, nella sua opera storica. E poi ci sono, diciamo, tutti questi altri frutti che nei vari periodi, dalle cosiddette castagne di faggio, fagiole, alle prugnole, vi dicendo, venivano commercializzate. In alcuni casi, come dicevo, questo cocumilo, questa prugna gialla, veniva esportata anche fuori Calabria, si era accolta nel periodo giusto. Vedete, qua poi abbiamo delle piante usate in cucina per il legno e la cena, ne avevamo già parlato. Vedete qui l'erica, che è una pianta era utilizzata soprattutto le cosiddette frasche di erica, erano le migliori per fare un ottimo pane. E poi abbiamo questa ginestra spinosa che si chiama, nella vostra zona, spina santa, se non ricordo male, in altre zone spinella. E questa era un legno che veniva utilizzato per fare le zeppole di San Giuseppe. Nell'Ottocento in Calabria utilizzavano solo questo legno perché sembra che abbia la cosiddetta vampa chiara, ed era il legno migliore per fare le zeppole di San Giuseppe, quindi per fare il fuoco.
Poi ci sono, ad esempio, non so se conoscete questa pianta che cresce sulla spiaggia, che si chiama, in alcune zone si chiama capitosto, in altre zone ferro di mare. Era la pianta che si utilizzava per fare i maccheroni. Per fare il maccherone come si deve, si usavano i culmi di questa pianta. In realtà sono due specie molto simili che si trovano sulle spiagge, quindi se uno voleva fare i maccheroni come si deve, dare quel sapore anche un po' salmastro, si doveva utilizzare questa pianta. E poi c'erano, va bene, di nuovo sempre ritorna il lentisco, l'ulivo e il fico. Una curiosità che ho trovato in più zone della Calabria, l'erica non la dovevano mai raccogliere i ragazzi non sposati, perché sennò avrebbero avuto solo figlie femmine. Io non ci ho creduto, infatti c'ho tre bambine. Allora, le piante invece usate per le proprietà chimico-alimentari erano il fico, il caglio e il carciofo selvatico. Vedete, per fare piccole quantità di formaggio da noi si usava il fico o il caglio, però il caglio non so se lo conoscete, questa pianta che cresce da 300 metri fino a 2000 metri, serviva appunto per far coagulare il formaggio. Si doveva però mettere a macerare 8 ore prima, invece il fico, il latte di fico subito. L'altro, in alcune zone della Calabria invece si usava il succo di carciofo al posto del cosiddetto, diciamo, caglio di capretto. Questa invece è un'altra pianta, le piante usate come coloranti alimentari, abbiamo la rubia tinctoria, che ha le radici che colorano, diciamo, rubia peregrina tinctoria, le radici colorano di rosso. Insomma, hanno questo colore rosso molto vivo, che servono appunto come colorante alimentare nei dolci. Però si utilizzava, non so se qualcuno di voi lo ricorda, per disegnare, colorare le uova che si mettevano sulle cosiddette cuzzupe. Sì, le E adesso abbiamo i coloranti artificiali, ma il colorante che si usava nella tradizione calabrese era questo, diciamo, quello della rubia tinctoria. E poi un altro colorante alimentare era il sambuco nero, che era anche molto conosciuto perché a cavallo del 700-800 si utilizzava per fare l'inchiostro dei poveri. Chi non aveva la possibilità di avere un inchiostro più nobile usava l'inchiostro di sambuco. E ci sono ancora dei documenti scritti con inchiostro di sambuco. Va bene, poi piante usate nell'artigianato sono veramente tante. Abbiamo il faggio per le sedie, il castagno per fare botti, l'abete anche per le botti usate diciamo, per contenere l'acqua, i cosiddetti barili, si usava l'abete. Il salice per fare i pianali di carro, l'olmo per fare i mozzi dei carri, la ginestra, come sapete, come era utilizzata anche sì, per i tessuti, quindi l'acero per fare i cosiddetti, infatti è chiamato cucchiararo nella maggior parte delle calabresi per fare cucchiai e utensili, la querce che era utilizzata, va bene, per fare travi, ma anche botti, il tiglio che viene utilizzato per fare le culle soprattutto, l'erica per fare le pipe, alcuni pezzi delle zampogne, il pero selvatico che era utilizzato per fare le ruote dei cosiddetti trappiti, la rosa canina per fare dei pezzi speciali, l'agave che si usava per fare la lira, nella vostra zona questa, la fibra di agave. E poi la canna per fare il cosiddetto piffero calabrese. E per gli usi domestici vediamo l'ombelico di Venere, non so se lo conoscete, questa pianta
pianta che, se non sbaglio, coccolisce sui muri. Sapete, c'è una clorofilla che si degrada facilmente e quindi si usava, le sarte lo utilizzavano per segnare il punto in cui bisognava tagliare perché non macchiava. Quindi si usava questa specie, ma anche a un'altra specie, anche l'erba di vento cosiddetta, che sarebbe la parietaria. Poi Parietaria. c'era la ferula che si usava per fare delle sedie, il capelvenere che serviva pure come setaccio, e poi la lucciola che si trova in Aspromonte, è una pianta che ha un filo, diciamo, filamentosa, che si usava per riempire i materassi di. Dormire. Si riempivano con questa pianta per chi non aveva la lana. Poi Mi c'era scusi, mi dicevano, diciamo, gli anziani che loro li riempivano anche con le pannocchie, con diciamo, la parte sì, che però si la è pannocchia è una usato cosa che arriva arriva da dopo, noi molto successivamente. dopo, circa 2 secoli fa, perché Sì. Dall'America, ancora, diciamo, poi è arrivata dall'America, ma questa sì, infatti, era. non è la tipica. Poi anche la lavanda viene usata sia negli armadi per profumare e poi il mirto per tutti gli usi di tipo aromatico anche nei luoghi domestici. Allora, qui abbiamo poi le piante usate come coloranti. Abbiamo circa 80 specie in Calabria usate come coloranti. Il giallo, ad esempio, veniva fatto con la ginestra, ma con tante altre piante. Un giallo molto interessante, dopo tanti studi siamo riusciti a capire quale fosse, era il giallo oro di Catanzaro, che serviva per colorare i damaschi di Catanzaro. Si faceva con la radice di liquirizia polverizzata e poi con una certa procedura si tingevano appunto le sete di Catanzaro. Quindi il damasco di Catanzaro veniva fatto, questo giallo oro veniva fatto con la radice di liquirizia. Poi c'era la sughera che si usava per fare un rosso, la quercia per fare un marrone. E in Calabria avevamo questa particolarità che non risulta in altre, diciamo, regioni. Come fissativo si usa, sapete, si usano il sale, però in Calabria si poteva usare, pure si usavano le foglie di sommaco e le galle di quercia, quelle galle rosse provocate dal cinipide della quercia. Poi il lentisco, come dicevamo, pure per il giallo, il melograno per il verdino, per il giallo, come con lo stesso metodo che viene adottato nei paesi arabi, soprattutto in Arabia Saudita. Il melograno allo stesso modo noi lo utilizzavamo per colorare i vestiti. Poi il faggio e il guado per fare il cosiddetto blu indaco, chiamato cilestre in Calabria. Anche la loro e la nepetella mi dicevano, boa superiore degli anziani, che loro la utilizzano per colorare il Sì. sapone, perché oltre a dare quell'aroma che sembra quasi menta, e in qualche modo anche aveva delle proprietà detergenti, di fatto serviva anche a colorare il sapone di verde, che è quel verde tipico dei loro Piante saponi. utilizzate pure nella tradizione diciamo, da Aleppo, appunto per fare il sapone d'Aleppo, Sì, usano pure l'alloro e in alcune zone anche la nepetella usavano. nepetella, sì. Quindi la tradizione. Per me sembrava una menta lì per lì, e poi ho chiesto alla signora che era in vestiti tradizionali, perché la faceva con la cenere, diciamo, quella tradizionale, e diceva sì, no, uso la nepetella, perché lei giustamente lo diceva in dialetto, e poi ho capito che era una Sì. nepetella, sì, che diceva aveva anche proprietà, Che poi sono diciamo, due specie diverse, quelle che diverse, sono sì, da noi, le che nepetelle. era anche detergente, insomma, che riusciva, aveva più proprietà, mi diceva lei, sì. Poi le piante usate in agricoltura, ad esempio la ginestra, il salice, il pero selvatico, il pero mandorlino, il terebinto per innestare il pistacchio in alcune zone della Calabria, ormai rimane solo nella zona di Rossano. E
l'olmo e poi il fico d'India che era utilizzato sia per fertilizzare che per disinfettare gli attrezzi da taglio quando si faceva la potatura. Molte sono le piante poi utilizzate, come dicevamo prima, in medicina. E tra quelle più conosciute sicuramente il salice, la corteccia di salice si usava appunto per, contro le nevralgie e le infiammazioni. Tenete conto che i napoletani consideravano questo utilizzo come una delle pratiche di stregoneria calabresi. Poi si è scoperto con diciamo, col tempo, no? Che in realtà non era stregoneria, ma nel salice c'è l'acido salicilico che oggi è che è l'aspirina naturale. Piante erano, come dicevo, 280, ne ho citato qualcuna, tipo il cocumilo, l'oleandro, il cocumilo come antimalarico, il cistomarino come emostatico, l'asparagine come emostatico, il tiglio come espettorante, l'alloro, il lupino per la pressione, il lentistico come antidiarroico, la calamenta per le punture di vipere, di insetti, il pino larigio, soprattutto la pece, veniva utilizzata per le piaghe, il faggio per problemi gastrici, il melograno per problemi tipo emorragico, il verbasco per le emorroidi, la spaccapietre per i problemi al fegato. Quindi veramente si potrebbe dire tanto, sono circa comunque 280 quelle utilizzate nella medicina. Le ultime sono quelle utilizzate nei riti. Uno è l'iperico, la cosiddetta pianta di San Giovanni. In Calabria ci sono veramente c'è una tradizione molto importante per quanto concerne l'iperico. C'è tutto il rito del comaraggio, non so, tra le ragazze, le comari di fiore, e si faceva con l'iperico. La filastrocca, per quanto riguarda il comaraggio, tra le ragazze l'abbiamo trovato ovunque, anche con delle varianti, ma alla fine, diciamo, è uguale in tutta la Calabria. Invece il comparaggio si faceva con la nepeta. I ragazzi si scambiavano un pupazzo di nepeta e poi recitavano la filastrocca. Però il mondo maschile ha perso questa filastrocca. Infatti sappiamo che si faceva con la nepetella il comparaggio tra ragazzi, ma la filastrocca che si recitava durante il rito non l'abbiamo trovata. Come dicevo, l'origano, ne abbiamo parlato prima, si davano dei poteri eccezionali, Religioso, spirituale. di tipo religioso, magico-religioso. La quercia veniva utilizzata anche per fare dei riti, si facevano quasi delle danze per far passare il mal di schiena in alcune zone, intorno a una quercia. Il sedum serviva pure come indicatore di buona fortuna. Si appendeva una trave e quindi in base alla crescita si interpretava il futuro. Ho detto la calamenta o la ne calamenta nepeta, ne abbiamo già parlato. La lavanda invece serviva anche appunto per lo scambio e anche in alcuni casi per il comparaggio. Il verbasco invece era utilizzato per fare le torce durante le processioni. Poi la ginestra per i vari riti religiosi. La silene veniva usata nel periodo di Pasqua, soprattutto per le processioni pasquali, e il vischio anche usato nei riti ed era un portafortuna. Un periodo noi esportavamo anche in Campania del vischio con le navi per il periodo natalizio. E ho fatto forse una carrellata molto veloce, però ho parlato solo delle piante più importanti. Perché parlare di 530 specie sarebbe stato molto, molto lunga. Questo, diciamo, è tutto lo studio di etnobotanica che abbiamo fatto, insieme a quello di etnofauna, che è un'altra pubblicazione patrocinata dalla Riserva Naturale Valli Cupe, ed è la prima pubblicazione in Europa occidentale
che riguarda appunto il rapporto uomo-animali, e abbiamo in questo caso studiato 170 animali, dagli insetti fino ai mammiferi, e quindi questo rapporto è anche molto interessante tra uomo e natura, che è appunto quello animale, animale-uomo. E io avrei finito la carrellata, se ci sono domande, non vorrei. Carmine, le cose che hai detto non sto io a sottolineare l'interesse, sono interessantissime, però invece io ti sollecito su un'altra cosa, a raccontarci questa storia delle valli cupe. Allora, le valli cupe adesso rappresentano la sesta area protetta della Calabria, che è stata istituita nel 2016, quindi ha un ente di gestione autonomo, ed è questa zona che si trova nella Sila Piccola Calandarese. Nasce, diciamo, grazie a un gruppo di giovani che iniziano a capiscono che c'era un certo il proprio territorio aveva un certo valore, e questa zona ricca di canyon, cascate, alberi secolari, piante rare, monoliti, ha ricominciato a vivere, ad essere frequentata grazie a questo gruppo di giovani capeggiati dal sottoscritto. Dopo, diciamo, quasi 20 anni di lavoro, è diventata area protetta. Ormai, diciamo, è una delle zone più frequentate dal punto di vista naturalistico della Calabria. Abbiamo superato 50.000 visitatori all'anno, e nasce proprio anche su un po' questo progetto, soprattutto sulla passione che avevamo per quanto concerne le piante, la natura. E nella riserva naturale Valli Cupa sicuramente l'etnobotanica ricopre un ruolo molto importante. Tenete conto che la riserva, diciamo, ha finanziato ed è già realizzato due musei, che sono uno di etnobotanica e uno di etnofauna. È conosciuto come il segreto meglio custodito d'Europa, perché ci fu questo naturalista belga che, dopo una visita nel 2002, disse, pronunciò questa frase, e quindi noi l'abbiamo subito mutuata per dire che sono il segreto meglio custodito d'Europa. Questo sistema di turismo ambientale ormai è riconosciuto un po' in tutta Italia, ma ha avuto molti riconoscimenti, e l'ultimo riconoscimento è quello di essere stato inserito nell'archivio della generatività dall'Università Cattolica di Milano. Sono venuti, ci hanno studiato e ci hanno inserito come un modello virtuoso che si potrebbe riproporre in altre zone d'Italia. Ha avuto molti riconoscimenti, dal premio Che Italia a tanti altri premi importanti in Italia, ed è stato presentato anche a livello internazionale in dei convegni molto importanti, fino alla Sorbonne di Parigi e al convegno internazionale con il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, davanti a 40 capi di Stato, come un modello che si potrebbe utilizzare e copiare in varie parti del Mediterraneo e d'Europa per valorizzare le proprie risorse. Perché siamo riusciti a trasformare la nostra marginalità in tipicità. La Io curiosità avrei continua, sì, è un po' lasciato d'acqua. magari qualche debian, poi se vogliono. Un po' d'acqua. Mangiatorella, Buona, sì. Andiamo sul tipico. sul tipico. Volevamo anche coinvolgere Sì, il... ci arriveremo, ci arriveremo. Senti, come potremmo fare noi se volessimo visitare le Valli Cupe? Cioè, qual è il percorso? Come ci si può avvicinare? Cosa ci propongono? Ecco. Allora, ci sono circa 30 sentieri ben fatti, perché
abbiamo pensato molto alla fruibilità. Abbiamo costruito questi, in realtà ripristinato dei vecchi percorsi, e tutti questi percorsi che abbiamo ripristinato non sono dei percorsi fatti a caso, ma ogni percorso nelle Valli Cupe porta un attrattore forte, che può essere un canyon, una cascata, un albero secolare, e sono stati fatti rispettando una certa ingegneria naturalistica, quindi utilizzando solo legno e pietra, e hanno un contorno di attrattive che sono tutte queste, diciamo, conoscenze, queste piante di interesse etnobotanico, ma anche di interesse strettamente botanico, come ad esempio la Woodwardia radicans, che avete pure sull'Aspromonte, il bosco di platano orientale, che è l'unico vero bosco che abbiamo in Europa occidentale. C'è anche a Siracusa un bosco, ma non grande come quello delle Valli Cupe, di questo platano orientale, che è una pianta per noi considerata anche un po' magica. E la tradizione ci tramanda un qualcosa che di simile si trova in Siria, in Turchia, quindi le stesse credenze. C'è una cooperativa con 15 guide, si può contattare e quindi avere la vista guidata. Si può stare un giorno, due, tre, perché ci sono veramente tanti sentieri da vedere. È l'unica zona in Calabria dove in 3 siti naturalistici si paga il biglietto ormai da 15 anni, proprio perché, dato che i flussi sono molto elevati, c'è bisogno di una gestione, di una manutenzione giornaliera, e quindi anche di un controllo. E questo permette, diciamo, alla cooperativa di avere gli introiti e quindi di sopravvivere. E quindi è l'unica zona in Calabria dove si paga per vedere dei siti naturalisti, non tutti, ma i 3 principali sono organizzati in questo modo. E se venite, ormai quando siamo partiti diciamo, non c'era nemmeno un ristorante, adesso ce ne sono 11 nel nostro paese, non c'era un posto letto e ci sono 72 posti letto, quindi abbiamo avuto una crescita incredibile. E vi dico, l'ultimo successo di Sersara, che è diventata città, è stata il Presidente della Repubblica, ha dato il titolo di città con un decreto, proprio per il Valle Cuve, perché è l'unico paese dell'entroterra in controtendenza a crescere dal punto di vista economico. Potete, quando volete venire, vi lasciamo le idee. Comunque, visitate il sito dell'area protetta www.riservanaturalevallecupe.it e quindi potete avere tutte le informazioni. Abbiamo una rete museale di 7 musei, quindi, come dicevo, un museo di etnobotanica, di etnofauna. C'è il museo del Cicco Carolingio, un qualcosa che ci lega un po' all'Aspromonte, perché tutte nella zona delle Valli Cupe, tutti i nomi dei colli ricordano i paladini di Carlo Magno. Il colle principale si chiama Orlando, e da noi da secoli si tramanda questo chanson des gestes, quindi le geste di Orlando, da padre in figlio, e sono 8 episodi. L'ultimo è quello di Orlando, che riesce a sconfiggere i saraceni. Ed è molto legato al vostro Cicco Carolingio, alla Chanson d'Aspremont, perché in Calabria, da quello che sappiamo, ci sono almeno 7 poemi scritti e ambientati nella nostra regione sull'Orlando e sui paladini di Carlo Magno. La Chanson d'Aspremont, che insieme alla Chanson de Rolando sono le più importanti di tutto il Cicco Carolingio europeo, è stata quella che poi ha ispirato l'Ariosto a scrivere l'Orlando Furioso. L'Ariosto non conosceva la Chanson de Rolando, conosceva solo la Chanson d'Aspremont, e dopo aver letto questa ha fatto, diciamo, una delle sue opere più importanti. Poi abbiamo un museo della storia dell'economia, con delle cose molto particolari, la storia dell'economia della montagna, della Sila. Abbiamo, con cose curiose che hanno dato un po' tutti, documenti
che vanno fino all'Ottocento, al periodo borbonico, parlano della rivoluzione del gelato, di tutte queste cose. Abbiamo anche il congedo di Padre Pio, perché è un sersalese che era a San Giovanni Rotondo, gliel'hanno regalato e l'abbiamo in questo museo. E poi abbiamo questo bellissimo planetario con un museo del tempo e dello spazio, perché un nostro, diciamo, concittadino che era astronomo e un disegnatore di mappe lunari, che si chiamava Sersale, che era la famiglia che ha dato poi il nome al paese, lui disegnava mappe lunari e quindi si occupava di astronomia. Lui comunque era un gesuita. Dopo che è morto hanno dedicato sulla Luna un canyon e un cratere a lui, quindi noi vantiamo di avere un canyon sulla Terra e un canyon sulla Luna. Quindi potete venire a vedere tutte queste cose. Abbiamo anche un museo dell'industria e del lavoro della riserva, perché abbiamo ripreso, recuperato i pezzi delle centrali idroelettriche, perché già noi nel 1906 abbiamo progettato la prima centrale elettrica. E nel 1906, una cosa molto curiosa, avevamo già il cinema insieme a Genova. Quindi l'anno che Genova ha avuto il primo cinema in Italia, la Sersala aveva anche il cinema, e quindi stiamo valorizzando anche questo aspetto. Abbiamo il primo telegrafo del muro di Berlino, perché ce l'aveva un sersalese che era andato in Germania e non si sa come. E quindi abbiamo creato una serie di cose curiose in modo che possa attrarre la curiosità dei nostri visitatori. E quindi, se siete curiosi, vi faremo vedere queste cose. Grazie. E adesso passiamo alla parola al pubblico, perché immagino che di domande ce ne saranno. Buonasera, innanzitutto mi complimento con lei perché ha fatto un lavoro bellissimo. Lei e i suoi collaboratori. E poi volevo aggiungere qualcosa a proposito della nostra città, della nostra zona, della Locride. Sicuramente verrò a Sersale perché mi appassiona tutto quello che ha detto, che c'è, non conosco la zona. Penso che noi dovremmo dare spazio alle piante autoctone o indigene. Non dovremmo importare le piante alloctone, al minimo dovremmo importarle, perché innanzitutto c'è un risparmio di energia coltivando le piante autoctone, poi è necessaria una minore quantità di acqua, crescono prima e più velocemente. Poi ci tenevo a dire particolarmente che dobbiamo attrezzarci meglio, nel senso che dobbiamo costruire delle aiuole, allestire delle aiuole, anche con delle semplici piante aromatiche, dare spazio alle nostre piante aromatiche, quantomeno provvedere alla piantumazione di olivi e allestire degli orti urbani con delle piante proprio autoctone, non solo, allestire delle bacheche, così noi diamo il nome alle piante stesse, così arricchiamo la gioventù, perché questi ragazzi spesso non conoscono le nostre piante. Si parla tanto pure della strada del dromo che si vuole valorizzare, che passerà congiungerà i vari paesi, si spera, all'interno. Ecco, soprattutto la valorizzazione del dromo deve passare per la piantumazione di queste piante autoctone. Peraltro la ringrazio tanto, è stato molto chiaro e mi ha molto arricchito. Grazie. Grazie a lei. Le piante autoctone rispettano il principio delle tre E sono più vantaggiose appunto per il principio delle tre, perché sono vantaggiose dal punto di vista economico, dal punto di vista estetico, quindi del paesaggio, e dal punto di vista ecologico, perché non provocano danni, non provocano il fenomeno delle piante aliene, quindi delle piante invadenti. Quindi, diciamo, è assolutamente consigliabile utilizzare le piante autoctone anche nell'arredo urbano, soprattutto in alcuni casi, anche perché non hanno
non provocano, non hanno, diciamo, non danno problematica dal punto di vista allergenico pure. Sì. Buonasera, sono Enzo Papa. Una domanda, cortesemente. Sarei curioso di sapere se appunto nell'ambito della etnobotanica o antropobotanica, come vogliamo definirla, ci sono delle piante a carattere cerimoniale o rituale e che importanza, che valenza hanno avuto in passato e se ci sono, che valenza hanno oggi. Grazie. Sono molte le piante che anche nei riti, nelle cerimonie hanno avuto importanza. Ad esempio le piante che venivano utilizzate nel cosiddetto affascino, non so se qui nel malocchio, nel regino quando si faceva il malocchio. E, si bruciava su un qualcosa di metallo o si bruciava l'alloro o nella zona sempre del Regino il giorno delle palme si facevano queste bambole, si facevano le processioni con queste bambole con i pupazzi, quindi purtroppo oggi vanno scomparendo queste tradizioni. E poi soprattutto si facevano le torce con il verbasco in molte zone della Calabria. Quindi nelle cerimonie, nei riti, anche nella liturgia si utilizzavano molto. Sì, forse la mia domanda è stata incompleta. La mia domanda è stata incompleta. Mi riferisco a piante ad alto fusto. Piante ad alto fusto. Piante ad alto fusto, uno dei riti più belli della Calabria è d'Alessandria del Carretto, è un rito che risale sicuramente ai popoli italici, che è quello appunto di andare in montagna, scegliere uno degli abeti più grandi, portarli in piazza e poi rimetterlo in piedi. E questo, diciamo, è uno dei riti più conosciuti della Calabria. E su questo sappiamo che ne ha fatto un bellissimo documentario Vittorio De Seta, questo regista documentarista calabrese che sicuramente è stato un po' più avanti degli altri in quei periodi nel fare questi documentari molto particolari. Poi nella zona del Regino ha fatto quello, questa è una cosa più di etnofana, la pesca del pesce spada. Comunque non è identificato un albero ad alto fusto che abbia caratteri religiosi, sacri, cerimoniali, nel senso che l'albero viene raggiunto per svolgere intorno o periodicamente dei riti. No, questo non c'è, non è riconosciuto, non è identificato quest'albero. Che si raggiunge, si fanno dei riti? Ah, sì, per esempio in alcune regioni può esserci la quercia gigante, il leccio gigante, può esserci, non so, mi riferisco per esempio alla, come si chiama, Sant'Alfio in Sicilia, c'è un albero gigantesco che aveva funzione sacra, non so se il faggio dei 100 cavalli, una cosa il castagno dei 100 cavalli. Il castagno dei 100 cavalli, sì, ecco. Se in Calabria non c'è un albero. No, un albero c'è, proprio come individuo. Sì, questo che avrebbe a mio avviso un carattere etnobotanico piuttosto significativo. No, da noi proprio un albero fisso, come specie sì, ma un albero fisso che io sappia no. Grazie. Preciso no. Grazie. Prego. Qual è il periodo migliore per visitare le Valli Cupe? Io dico che più o meno tutto l'anno, perché anche d'inverno
nel Kenya se cresce una pianta tropicale vuol dire che non farà molto freddo. D'estate è bello perché si fanno dei bagni bellissimi. In primavera c'è un'esplosione di colori. In inverno non si soffre caldo, quindi in tutti i periodi, però io preferisco la primavera. Oggi abbiamo qua anche un imprenditore, diciamo, eh sì, un imprenditore. Abbiamo un piccolo agriturismo e puntiamo sulla coltivazione, come diceva la signora, delle razze autoctone. E abbiamo recuperato 11 razze di mele locali che vanno dalla mela Nurka alla mela rosa alla limoncella che coltiviamo secondo la tradizione e anche i periodi di raccolta, evitando trattamenti. Puntando un po' su questo modello sostenibile, dalle razze antiche di zucche e far provare, diciamo, a chi viene a trovarci, ai visitatori, e far provare il prodotto cucinato come da tradizione. Cerchiamo di puntare su questa, sia con frutta, abbiamo puntato anche sul castagno, sulla noce. E di riprendere le razze autoctone non importate, come da tempo c'è in giro una malattia qua in Calabria che va a colpire la foglia del castagno, riducendo sia la produzione sia la superficie fogliare, quindi di conseguenza la produzione o una morte della pianta, in cui si sta lavorando con una lotta biologica. Che sta funzionando abbastanza in zona, infatti c'è una ripresa negli ultimi anni. Questo qua. Sì, diciamo è al limite, sì, al limite della zona, però abbiamo puntato. Zona di Sersale, Sì, perché le sì, valli tutte sono nel molto complesso. vaste, molto Sì, vaste. Ci sono anche altri comuni che oltre Sersale è conosco. sui limiti. Diciamo, i fiumi delimitano la zona. Zagari si accentua. Sì, sì. Quanti comuni comprende? Quanti comuni? Quanti comuni comprende la Valle Cupa? La riserva tre comuni, l'area protetta, però l'area diciamo arriva a sette comuni, quella definita area delle Valli Cupe. La mia curiosità è questa, siccome voi fate quindi un ecoturismo diciamo che quindi ha anche delle regole rigide, no? Come riuscite visto che ci sono appunto delle attività diciamo, che cercano chiaramente di essere vicine a questo tipo di turismo, però le attività sempre un pochettino diciamo, possono cambiare il volto insomma, di queste riserve, ecco, come siete riusciti a, perché sicuramente avete avuto anche delle difficoltà nel realizzare, cioè ci diceva l'altra volta la signora che è venuta per la direttrice del Museo di Locri, che lei ha avuto dei problemi ad esempio con i proprietari del terreno dove c'erano gli scavi, quindi cioè, come avete fatto con le popolazioni locali a convincerli che la riserva poteva dare sviluppo economico, perché magari all'inizio ci sono delle resistenze in tal senso. Devo dire la verità, diciamo, da noi non abbiamo avuto di questi problemi, non so se qualche caso, ma anzi non so se avete un po' seguito la storia dell'istituzione della riserva, anche perché è l'unica area protetta, di solito si istituisce un'area protetta in modo da poter poi innescare un processo di sviluppo sostenibile, che purtroppo in alcuni casi non è mai avvenuto. Anzi, nella maggior parte dei casi. Invece, Valle Cupe ha avuto un processo inverso. Prima è stato creato un modello di sviluppo sostenibile, quindi di turismo sostenibile, poi si
è intervenuta la politica, le istituzioni che hanno promosso una legge, hanno fatto la legge per riconoscere area protetta un modello che è già esistente, quindi non abbiamo avuto di questo problema. Anzi, quando, non so se avete letto le polemiche, siamo andati a finire in prima pagina sul Corriere della Sera, quindi con la firma di Gian Antonio Stella, diciamo, ci sono stati gli attriti abbastanza violenti. E la popolazione è insorta quando si voleva dare una governance diversa da quella che c'è adesso nelle Valli Cupe. Si voleva fare una governance con un consiglio di amministrazione di 13 persone. E in quel caso la popolazione è insorta, si è ribellata, ed è proprio perché ha accolto a braccia aperte la popolazione della nostra zona la nascita di questa riserva, perché è un vero e proprio motore di sviluppo. Come dicevo, sono nate tantissime attività intorno a questo flusso turistico, e la gente ha toccato con mano che è un qualcosa di importante e che può essere il futuro della nostra zona. Per quanto concerne le attività, ben vengano queste attività, perché il problema è che bisogna capire di cosa stiamo parlando. Quando si parla di ecologia, bisogna essere molto preparati. Purtroppo non ce l'ho con nessuno, però a volte c'è un ambientalismo becero, senza basi solide dal punto di vista culturale e scientifico, che per partito preso comincia a fare delle battaglie, ma senza che poi sappiano veramente di quello che si sta parlando. La presenza dell'uomo nei nostri ecosistemi, perché i nostri ecosistemi non sono ecosistemi naturali, ma sono ecosistemi agroforestali, cioè vuol dire che l'uomo ha una sua importanza. E quando, se in questi ecosistemi dovesse scomparire l'uomo, significa la perdita di tantissima biodiversità. Io faccio sempre questo esempio. Se in Sila dovesse scomparire per 70 anni l'uomo, noi perderemmo come minimo in questi 70 anni, l'80% della biodiversità. Scompare la pastorizia, la Sila sarebbe un bosco senza praterie, ma se sparisce la prateria, vuol dire perdere l'80% della biodiversità animale e vegetale. Quindi è importante che l'uomo rimanga nel territorio, perché in questo caso nei nostri ecosistemi, che sono agroforestali, non sono ecosistemi naturali, perché abbiamo Calabria, non sarebbe una rinaturalizzazione del territorio, ma sarebbe un abbandono con una perdita incredibile di specie animale e specie vegetale. Grazie, grazie mille. Posso, ma una Sì. proposta te faccio? Io non la lascio Sì. fare. Non l'avevo visto. Io te faccio una proposta. La mia è solo una proposta. Complimenti per il lavoro fatto. Io conosco bene Sersale, ma non sapevo di questa iniziativa vostra. Dalle domande che cosa è venuto fuori? Una cultura che porta a valorizzare l'ecologia del sistema. Dovremmo organizzare un confronto tra la gestione del parco dell'Aspromonte e la nascita di questo esempio, che è un esempio reale, concreto, positivo. Qua si era creata prima l'economia e poi l'hanno fatto il parco, ma l'economia non si è mai creata, perché in fondo, se vai a vedere, c'è lo scontro di due culture che vengono dall'America, eccetera, sul modo di concepire. Lui ha sottolineato ripetutamente il ruolo della presenza dell'uomo, là ti escludono l'uomo. Quindi queste cose, sulla questione delle piante autoctone, a me viene, io sono ingegnere, non sono agronomo, ma qua ci hanno riempito con l'eucalipto. Mannaggia, parliamo qua di piante autoctone, qua dobbiamo estirpare quelle che hanno messo prima. Io sono pure il responsabile, il delegato ambiente del FAI Calabria per quanto concerne l'ambiente. Mi chiamarono perché in una zona della Calabria tagliarono
100 eucalipti. E poi mi chiesero di fare una relazione, vi dicendo così, contro chi aveva fatto questo scempio, secondo loro. Io scrissi una lettera dicendo che io consigliavo di farne tagliare almeno 100 volte quelli che aveva tagliato, Guarda, io mi dicendo sono per... fermato qua a questo tema perché stavo dicendo, perché dato che qua c'è un paese particolare, no? Cioè, non c'è intelligenza viva e ti fanno osservazione dappertutto pur di osservare, quindi l'ho fatto solo sistemare e potare, ma l'ho lasciato in piedi, ma il progetto era di tagliarle tutte perché sono un'offesa. Sarebbe meglio estirparli, Sì, appunto. sì, ma questo l'ho progettato, poi mi sono dovuto fermare perché sai, qua ti arrivano critiche assurde, non su base culturale, su una motivazione scientifica. Si critica per criticare. Qua siamo andati specialisti, hanno votato gli oleandri su una strada, non sai i processi che si sono persi da gente che non aveva nessuna competenza specifica, magari erano grandi medici, grandi giuristi, ma di potature e di agraria e di alberi non capivano niente. Però i processi ci sono stati. Quindi uno deve andare piano, perché sento parlare di piante autoctone. Quella rovina nostra in Calabria è stata eucalipto, perché l'hanno portato, lo ricordi meglio di me, quando dovevamo fare la carta e tutte queste cose. Ma io quando guardavo tutte queste zone che sono state vincolate nelle varie colline con l'eucalipto, quelle erano tutte terreni idonei per il cappero, come l'hanno fatto in Sicilia. Sì. Ringrazio che non poteva essere diversamente. L'eucalipto poi Ma noi non l'abbiamo potuto lo ottenere. rovina anche i terreni, no, Ma perché non è una no, pianta nostra. no, non E lascio. lascia una sostanza Sì, lopatica molto non pericolosa. crea né humus né niente. È la No. peggiore pianta che c'è. Peggiore la struttura del Ma terreno. tu devi sapere che quando ero al Consiglio Generale Assessore volevo fare la legge perché quelli sono tutti terreni vincolati. Per rimuovere il vincolo e tagliare, è stata una cosa impossibile. Farlo tagliare per far impiantare proprio il cappero siciliano, perché in quei terreni va benissimo. È una cosa che si è fermata, uno non può fare battaglia contro i mulini a vento. Purtroppo chi parla di ambiente, di ecologia, è gente che non ne capisce, purtroppo. Secondo me dovremmo insistere ancora per lottare l'uso indiscriminato dei concimi artificiali, che come sappiamo benissimo entrano nella catena alimentare, arrivano all'uomo, non solo, ma provocano la moria di determinate specie deputate all'impollinazione, come le api. Non abbiamo bisogno. Possiamo assolutamente utilizzare i concimi naturali per evitare tutto questo. Si dovrebbe continuare in questa battaglia, in questa propaganda. Cosa ne pensa? Sicuramente sappiamo che i concimi minerali usati a lungo creano degli squilibri nel terreno e i concimi organici sono gli unici che riescono ad avere questo effetto miglioratrice, diciamo, sì, migliorano la struttura e la tessitura del terreno, quindi servono ad aumentare la sostanza organica e di conseguenza i terreni si difendono di più dall'erosione, dai parassiti e via dicendo. Quindi quando è possibile bisogna usare solo ed esclusivamente i concimi organici e soprattutto il letame. Sì, ma qua il problema è un altro, è vero che abbiamo una bella normativa europea che abbiamo recepito in Italia. Il problema è che sui mercati noi ci troviamo i prodotti a costi più bassi che vengono dalla Spagna, che nonostante sia nella comunità europea sostanzialmente usano concimi e anticrittogamici che sono terribilmente vietati. E questo è un problema che si deve affrontare seriamente, perché quando il contadino qua mi rispetta queste cose esce subito fuori dal mercato. Sì, questo è un Questo problema. non è facile affrontare. Sì, noi non facciamo usare dei prodotti, Ma però guarda, possiamo comprare se prodotti di la qualità. crisi dell'Unione Europea, a mio avviso, per poco, sono questa contraddizione nell'uso delle regole per tutti. E questo succede nella finanza, succede nell'agricoltura, succede dappertutto.
Noi abbiamo creato i paradisi fiscali in Europa sostanzialmente, poi vogliamo che l'Europa vada avanti. Ma questo è un problema comunque strettamente politico, perché noi siamo deboli politicamente in Europa. Non ultimo il glifosfato, è usato in modo indiscriminato. Ci sono altri interventi? Sì, ecco. Delle piante nei studi. No, se vi siete interessati di fitopatologia. No, non è la mia specializzazione, ho, nel mio percorso di studi sì, ho studiato fitopatologia, però non è la mia specializzazione. Quindi sapete che è un problema abbastanza serio in questo momento, no? Tra le malattie vivo alle nostre palme che stanno scomparendo. Non si sente? No, ma lui già mi ha spiegato che non fa parte della sua specialità, quindi non se ne parla, perché non credo ci sia qualche altro specialista. Cioè, ha capito cosa volevo dire? No, non ho sentito. No, io volevo sapere se lei si era. Ma lei già ha risposto, ha detto no, che non fa parte della sua specialità, quello della fisiopatologia. Sì, me ne sono occupato nella professione, però sì, non è la mia specializzazione. È inutile andare avanti. Sì, ma no, allora io proporrei di chiudere qua, se non ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Allora domani ci occuperemo di capa tosta. Che significa? Testa dura. Boh, non lo so cosa si potrà trattare, capa tosta. Mimì capa tosta, ecco, mimì capa tosta. Ed il modello Cavologna, c'è cioè il modello riace, di accoglienza. Riace, scusami. Va bene. Ok, allora grazie Carmine. È stato bravissimo, grazie. A domani allora. Se qualcuno vuole dei depen sulle valli cupe, le lasciamo qua. Io vi aspetto. Guarda qua, lì. Claudia, guarda quell'albero, lì. Guarda l'albero lì che è tagliato. Perché c'è l'ombra del coso, qui sembra volante. E allora, complimenti pure a te.